A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia. Sono le ore 18 del 6 dicembre 2018. È una serata, come di consueto, dedicata alla cultura finanziaria, in modo particolare questa sera alla cultura del trading di altissimo livello. Abbiamo ospite, infatti, con noi Guido Albi Marini. Guido Albi Marini è un trader che da molti anni ha fatto una scelta ben precisa, diventando di fatto il rappresentante per il mercato italiano di Joe Ross, la figura rappresentativa del mercato italiano per le tecniche di Joe Ross. Ha affiancato Joe Ross per molto tempo. Joe Ross gli ha attribuito giustamente alla fine una immensa fiducia per poter rappresentare il suo nome degnamente sul mercato italiano e con Guido Albi Marini abbiamo da sempre un ottimo rapporto che si è trasformato ora in una collaborazione attiva, in una collaborazione fattiva. La tecnica di Joe Ross che illustreremo stasera è di trading in opzioni e rimarremo particolarmente sorpresi dalla metodologia usata da Joe Ross, che ci verrà spiegata da Guido Albi Marini, basate su naked option, su opzioni nude. Di qui il nome del nostro servizio, Nude e Fantastiche, le opzioni di Joe Ross e Guido Albi Marini, servizio che viene diffuso sulla nostra Traders Cup, quindi sul nostro canale di diffusione di segnali di trading. Nude Fantastiche nasce quindi dalla collaborazione strettissima di Traders Magazine Italia con Joe Ross e con Guido Albi Marini. Trovate già sul nostro sito la prima descrizione del servizio con il report del rendimento, ma diciamo che adesso Guido, che si sta collegando, e anzi è già collegato, lo vedo già collegato con noi, andrà a spiegarci meglio in che cosa consiste questo metodo, che è l'obiettivo del Traders Webinar di questa sera, quindi di oggi pomeriggio. La metodologia, dicevo prima, ci sorprenderà non poco. È una metodologia basata su un metodo scientifico consolidato che ha scontato già molti anni di esperienza sul mercato. A mio avviso si tratta di un metodo veramente molto innovativo, anche se viene usato da molti anni da Joe Ross e da Guido Albi Marini. Joe Ross usa preciso ancora di più questo metodo in tutto il mondo, sia per lui medesimo che per i mercati di diverse lingue. Joe Ross è presente praticamente nella maggior parte dei paesi del mondo dove si può fare trading, e per il mercato di lingua italiana ha appunto come riferimento il nostro Guido Albi Marini, che questa sera ci dà l'onore di essere presente come ospite e relatore nel nostro webinar. Direi che passo immediatamente la parola a te, Guido, perché ti vedo collegato e credo pronto a iniziare la tua esposizione. Puoi rispondere confermando: perfetto, stiamo già vedendo le tue slide che dopo ingrandirai. Esattamente. Perfetto. Esatto. A te la parola, Guido, grazie anzitutto di essere qui insieme con tutto il pubblico di Traders Magazine Italia. Buonasera, buonasera a tutti, siete tanti, siete moltissimi, forse può trapelare anche la mia emozione. L'emozione di portare un prodotto nel modo più facile possibile, grazie anche al fatto che il prodotto è facile. Quindi quello che vi andrò a dire potrà essere sicuramente applicato da chiunque abbia della buona volontà
e ottenere dei risultati veramente lusinghieri. Voglio comunque ringraziare anche io, mia volta, Maurizio, perché per me anche a mia volta è un onore far parte del gruppo della rivista più blasonata di trading, una cosa seria finalmente, Grazie. dopo le abbuffate che abbiamo su internet, chiunque si inventa qualche cosa, ma voglio dire qua siamo su un altro pianeta. Inizio subito per non perdere tempo. Quello che io ho inventato come nome generatore di reddito immediato. Capirete anche un po' per quale motivo. Maurizio, confermami che si vede bene la grandezza delle Sì, slide. stiamo vedendo bene, stiamo vedendo bene, poi proseguiamo. Ecco, io ovviamente non vedo le domande, di conseguenza, man mano che ci sono le domande, per il momento opportuno, Maurizio me le farà. Allora, Assolutamente, siamo noi, sì. disclaimer. Mi scuso davvero se queste slide vi sembreranno ovvie e la logica dietro di essere così semplice da farvi temere una superficialità estrema e non degna di trading educators o di una mente eccelsa come quella di Joe Ross. Ma, attenzione, da sempre le cose semplici che insegniamo hanno dimostrato di funzionare al pari o forse meglio di quelle molto più complicate. Qualcuno che avrà visto indicatori di tutti i generi, che spesso dicono tutti la stessa cosa, sa di che cosa sto parlando. Non è aggiungendo indicatori appunto che possiamo predire il futuro, né usando la logica che possiamo arrivare lì dove nessuno pensa si possa arrivare. Il segreto è sempre la costanza. Il trading su opzioni è un trading diesel, cioè cammina diesel, non c'ha spunti, non c'ha accelerazioni, c'ha una marcia costante. Quindi è nato il GR Express, il generatore di reddito immediato, che è questa strategia che andremo a vedere. In realtà che cosa vogliamo fare? Ci vogliamo creare una rendita costante vendendo praticamente assicurazioni sui prezzi. Vediamo come farlo e come tenerci al riparo dalle perdite. Perdonatemi un attimo che levo uno spazio che se non mi fa leggere tutto. Benissimo, torniamo a noi. Quindi come creare la sua rendita costante? Quindi vendiamo delle assicurazioni, assicurazioni sui prezzi. Ci siamo chiesti a suo tempo, insieme a Joe, ovviamente, c'è un metodo nel trading per evitare sempre le perdite? Ci siamo risposti sì, possiamo ottenerlo. Abbiamo lavorato su delle strategie e contrariamente a quello che si possa immaginare, si può raggiungere un tipo di trading dove non si abbiano perdite. Poi vi spiegherò cosa significa questa frase, perché se no già dovessi chiudere il computer e andare via. Di conseguenza abbiamo cominciato a lavorare sulle tecniche che sto per presentare. Quello che presenterò non è un metodo per diventare ricchi in poco tempo, cioè la Ferrari parcheggiata nel palazzo mentre noi siamo sulla sedia a sdraio a prendere il sole, questa io non ve la posso dare. Credo che nessuno ci riesca. Ma è un metodo invece che permette, mese dopo mese, vedete che io parlavo di costanza, una crescita costante del proprio patrimonio. Il metodo, come vi dicevo, vi sorprenderà per la propria semplicità. Tutti coloro che si rendono conto del fatto che davvero avrebbero potuto guadagnare di combattere con perdite costanti, andamenti altalenanti, dovrebbero prendere in seria considerazione tutto quello che diremo. Cioè, ci troviamo spesso, no, a sognare come trader di grandissimi risultati facendo day trading, trading di posizione. Vediamo adesso, trading di posizione, ma diciamo ci sogniamo sempre una serie di cose. Se rimaniamo un attimo coi piedi per terra e cominciamo a capire cosa vogliamo fare del nostro denaro, probabilmente una di questi metodi, una di queste soluzioni è il metodo di cui andiamo a parlare. Parliamo prima un po' di storia. Dopo la grande crisi americana del 29, l'autorità ha deciso di dare la possibilità a coloro che lo avessero voluto di assicurarsi contro la caduta del valore delle proprie azioni, acquistando delle assicurazioni sui prezzi. Quando nessuno voleva investire in borsa dopo l'inizio della ricostruzione, chiaramente questo fu un elemento che diede il primo impulso al mercato americano. Però è una cosa che i comuni investitori non fanno. Molti di loro perdono il loro denaro senza che sia mai stato spiegato loro che esiste un metodo per assicurare i propri investimenti. Se io compro un titolo Microsoft a 100, non tutti pensano che magari si possono proteggere comprandosi delle opzioni.
Sebbene non molti investitori siano al corrente di questo strumento, c'è invece una grande di quantità di persone che lo usano per fini speculativi. Questo è interessante perché così analizziamo quali sono gli attori di un mercato. Quando ci muoviamo in un mercato, dobbiamo sempre sapere quali sono gli attori che lo compongono. Quindi, in realtà, un investitore invece ben preparato compra la sua assicurazione sui prezzi per proteggersi contro la caduta dei prezzi in un mercato in calo. Quindi questo dovrebbe essere chiaro che qualcuno lo fa. Poi ci sono gli speculatori che invece utilizzano, quindi comprano per esempio questo tipo di assicurazione nella speranza di un guadagno in quello stesso mercato. Cioè sono persone che non hanno il titolo, ma che per esempio sperano che il titolo, faccio un esempio stupido, salga. E quindi compro un'opzione per poter comprare quel titolo poi a un prezzo più basso, appunto utilizzando il diritto che gli viene fuori da questa opzione. Parlo con termini molto semplici, in modo tale che cerco di colpire un po' sia chi mi perdonerà chi è addentro all'opzione per questo uso di terminologia semplice, ma magari aiuta coloro i quali hanno un po' meno pratica di questo settore. Gli speculatori, come dicevo, sono molti di più rispetto agli investitori. La loro motivazione per il profitto è certamente diversa da quella dell'investitore, cioè loro non si vogliono proteggere, ma vogliono invece guadagnare. Dal momento che se qualcuno desidera comprare dell'assicurazione per proteggersi, ci deve essere di sicuro un assicuratore disposto ad assicurare il danno derivante da una caduta di prezzi. Ci deve essere quindi, dall'altro lato, un'ulteriore categoria in questa storia, e sono i traders. I traders guadagnano vendendo, ripeto e sottolineo, vendendo questa protezione, sia agli investitori, quei pochi che utilizzano questo metodo, sia creando un mercato per gli speculatori che cercano un profitto. I traders che abbiano la dovuta conoscenza sono in grado di offrire protezione per gli investitori e un mezzo di trading per gli speculatori, senza dover praticamente soffrire mai una perdita. Vedremo ancora perché. La perdita la si prende, però la si copre con degli interventi che si fanno, in modo tale che mentre la prendi già l'hai superata. Ecco, per essere leggermente più concreto e di nuovo per non farvi abbandonare il webinar direttamente. Non è qualcosa che sebbene dovrebbe interessarvi, dopo 58 anni da essere uno speculatore, dice Joe, mi sono trasformato in un fornitore di assicurazioni, cioè un trader, e un motivo ci sarà. Cioè Joe ormai, che ha la sua età, ha 83 anni, sono stato a lui l'anno scorso ancora in Uruguay, ovviamente fa un trading molto più tranquillo e quindi ha scelto di utilizzare questo tipo di strategia per poter lavorare poco al giorno e portare a casa dei suoi profitti. Infatti, il motivo è che vendendo assicurazioni sui prezzi, tutte le dinamiche di rapporto perdite e guadagni, stop loss, tipiche del trading sui future, azione e forex, vengono a cadere. Non parleremo più di nuovo di stop loss, target, profitti, tutta una serie di cose che passatamente io conosco bene, ma che non hanno nulla a che fare con questo mondo. Questo metodo, se applicato con pazienza, vi dà un metodo, un modo per vincere praticamente sempre. Facciamo un esempio. Io ho portato un grafico del 2015, ma non perché non abbiamo dei grafici nuovi, che dopo vi farò vedere qualcosa di 3 giorni fa, okay? Ma è da quando siamo partiti in Italia, questo metodo del 2014, ha sempre funzionato nello stesso modo, perché è una questione di rapporti che non cambiano nel mercato delle opzioni. E quindi quello che fa il mercato noi possiamo sicuramente lavorarci sopra. Quindi ecco perché ho conservato, ho voluto conservare un discorso con un grafico del 6 febbraio 2015. I prezzi di Texas Instrument crollano fortemente invertendo un trend. Gli speculatori vedono una possibilità di guadagno se i prezzi continuano a scendere. Loro che cosa faranno? Si compreranno delle put, cioè avranno la possibilità di poi esercitarle e vendere questi titoli a prezzi molto più alti di quelli a cui le comprano. Gli investitori spaventati iniziano a preoccuparsi e i traders vedono la loro protezione sui prezzi, cioè noi vendiamo la protezione sui prezzi a coloro i quali si vogliono coprire o essere pronti a limitare i danni e agli speculatori che dicono se va ancora giù noi guadagneremo.
Dopodiché ancora scendono, vedete che comincia a scendere, si delinea comunque un Ross Hook, non è qua è la sede di discutere il Ross Hook, ma si vede tranquillamente un Ross Hook, quindi noi siamo pronti comunque a vendere una situazione sui prezzi a prezzi più bassi di questi ancora. Il giorno seguente i prezzi invertono la rotta bruscamente e gli investitori tirano un sospiro di sollievo perché l'investitore vorrebbe non esercitare, non vorrebbe utilizzare questo diritto che ha perché preferisce conservarsi i suoi titoli, mentre invece gli speculatori che speravano che andasse giù hanno praticamente comprato delle opzioni che probabilmente non gli serviranno, che hanno perso poco, perché loro hanno perso del denaro. Gli speculatori sono fuori gioco e gli investitori e i trader hanno il loro profitto. Diamo un occhio a qualche numero. Noi abbiamo venduto una protezione, quindi abbiamo venduto una protezione su questo titolo, bene in basso, il giorno 6 febbraio. Il 12 febbraio il Texas Instruments aveva ormai chiuso la posizione. Per poter vendere questo tagliandino assicurativo, passatemi il termine mentale, perché ha una durata e c'ha un momento da cui ti protegge praticamente, da quel prezzo in poi siamo noi a beccarci i danni, abbiamo ricevuto $60. Dovevamo proteggere l'azione se andasse al di sotto di 52,50, quindi per noi il problema era da 52,50 in giù, problema che ripeto, va lavorato, non è che arriva il problema e siamo così, abbiamo perso, assolutamente no. Quello è un punto di riferimento, 52,50. Il tagliandino scadeva il 13 marzo e in teoria avevamo dato un tagliandino di 35 giorni. Per fare questa operazione, il margine richiesto al trader era, e questo l'ho semplificato, ci sono varie sfumature, comunque non più di $1.050. Su questi elementi, se fossimo arrivati fino al 13 marzo, cioè il momento della scadenza del tagliandino, avremmo avuto un ritorno su base annuale rispetto al margine del 60%. La durata reale della protezione, perché chi è andato verso l'alto, è stata solamente di 6 giorni. Dopo 6 giorni, chi aveva questa opzione in mano non valeva niente, quindi noi ce la potevamo ricomprare da lui praticamente a zero. Quindi abbiamo fatto, in realtà non l'abbiamo ricomprata a 30, abbiamo venduto a 60, abbiamo ricomprato a 30 e su base annua in 6 giorni su questo margine richiesto il vero ritorno è stato del 173,8%. Non è sempre così, ma devo dire che con un po' di attenzione, per chi conosce anche un minimo i grafici segnati di Joe Ross, trovare occasioni succulente come queste non è particolarmente difficile. A questo punto qualcuno di voi si è reso conto che lo strumento autorizzato dal governo americano è un derivato. Ai ai ai, adesso parliamo del derivato. Parliamo del derivato e prima di correre via in preda al panico, vi prego, lasciatemi spiegare in che modo usiamo questo derivato, ben conosciuto come opzione, appunto. E perché non abbiamo avuto nemmeno una perdita negli ultimi 2 anni, ma in realtà, passatemi, perdonatemi, c'è stato un rifuso. Da 2014 in Italia, siamo al 2018, posso confermare la stessa cosa. Lo vedremo dopo. Innanzitutto, lo sapevate che fino a pochi anni fa in Italia non era permesso vendere opzioni, ma solo comprarle? Eh sì, per molto, molto, molto tempo non era possibile. E da chi si potevano comprare le opzioni? Guarda un po', si potevano comprare dalle banche. Perché questo? Perché se tutti avessero iniziato a vendere le opzioni invece di comprarle, le banche a chi le avrebbero vendute queste opzioni? Okay? Quindi mettere un paletto all'ingresso di un mercato molto redditizio, quello della vendita delle opzioni, evitando che si vendessero, dava due vantaggi alle banche. Quello di poter vendere chiaramente a qualcuno e creare un mercato, perché altrimenti se tutti poi cominciano a vendere, non c'è. Probabilmente non c'è compratore e utilizzano ancora una serie di parole atte a scoraggiare tutti. E infatti è nata una favola. Se compri un'opzione fai un ottimo affare. Infatti il rischio è limitato, quando compri un'opzione te la compri, paghi, se la utilizzi bene è un vantaggio, se non la utilizzi più di quello che hai pagato non perdi.
Quindi sai già quello che rischi, molto poco per di più. Ma se il titolo va nella tua direzione, il profitto è illimitato. Fate attenzione alle parole, perché sono importanti. Se invece la vendi, cioè se dovessimo fare come facciamo noi, e ormai si può fare ovviamente, il tuo rischio è illimitato. Attenzione, vediamo bene cosa stiamo dicendo. Questo è quello che dicono le banche. La realtà è che quando compri, affinché tu abbia un profitto, quando compri un'opzione, i prezzi devono andare non solo nella tua direzione, perché se io compro un'opzione sperando che il mercato salga, il mercato deve salire. Poi deve salire di un certo ammontare in quella direzione, minimo così, perché se io compro un'opzione che mi dà il vantaggio da un prezzo in su, questo movimento ci deve essere fino a quel prezzo e oltre. E deve farlo entro la durata del tagliandino, quello che noi gli vendiamo. Chi lo compra c'è un tagliandino e deve. Quindi abbiamo tre cose: direzione di un certo ammontare e un certo lasso di tempo. Se tutto questo insieme non funziona, hai perso il tuo denaro, cioè le tre cose insieme. Di conseguenza, chi compra le opzioni vede molto spesso non realizzato il suo profitto. Questo succede circa l'80% delle volte. A tal punto che quando finalmente tutto va al suo favore, egli è talmente scottato da tutte le piccole perdite avute che non appena vede un poco di utile, chiude la sua posizione per paura di non prendere anche questa volta il suo profitto. In questo modo, certamente non riesce a recuperare tutte le sue piccole perdite pregresse, che come dicevamo è l'80% delle volte. Quindi attenzione, perché quando parlo con chi si avvicina all'opzione, chi parliamo di opzioni nude, tendenzialmente arriva con un carico di informazioni che deve essere pesato. Vediamo adesso i termini che avete sentito usati nel mondo finanziario, in banca e imprenditori, per spaventarvi. Perdita limitata. A parte il fatto che la perdita è limitata, perlomeno per le opzioni che usiamo noi, dal momento che il sottostante non può andare al di sotto di zero, perché se io compro e vendo un'opzione, ho certi tipi di diritti che non, assolutamente non vanno a finire sotto, non possono arrivare al di sotto di zero, devo coprire questo. Ma comunque, che succede se avessi comprato un'opzione copra in America 100 titoli? Che succede se avessi comprato 100 azioni di un titolo e il loro prezzo fosse diminuito o la società fallita? Il valore del mio investimento ne seguirebbe tranquillamente il corso fino ad arrivare eventualmente a zero. Quindi la perdita, o io compro un titolo, o io mi vendo un'opzione put, giusto per usare un attimo di termine tecnico, è esattamente la stessa. Quindi cominciamo a rimisurare quello che si dice. Quindi questa perdita illimitata non c'è. E siamo esattamente come quando invece facilmente compriamo delle azioni, siamo tutti belli contenti perché noi ci mettiamo in posizione. Quindi assolutamente è da notare questo. Quindi per quale motivo con le opzioni si parla di perdita illimitata e con le azioni no? Nessuno ancora è riuscito a spiegarmelo. D'altro lato ci dicono anche che se compri le opzioni, ci dicono che la perdita è limitata, abbiamo detto che comprando opzioni basta pagarle, uno ce l'ha, quello è il prezzo, ma il profitto è illimitato. Ragioniamo anche su questo. Quanto illimitato può essere il guadagno utilizzando un'opzione su un titolo nello spazio di un intervallo temporale definito, per esempio un mese? Perché se io ho un intervallo di tempo definito per poter utilizzare questo mio diritto, se il mercato va nella mia direzione e supera un certo prezzo, il solo fatto di avere un intervallo temporale preciso toglie valore alla parola illimitato. Cioè, se fosse infinito il mio diritto come tempo, illimitato, ma il diritto ha un certo periodo, quindi non è illimitato per nulla, è definito. Quindi il termine illimitato, per chi compra, che le banche usano in congiunzione con il rischio illimitato per chi vende le opzioni, è secondo voi il miglior modo per sintetizzare il mercato delle opzioni? Io direi no. Il fatto è che vendendo opzioni si guadagna e comprando azioni si perde, tranne in situazioni particolari che escono da questo webinar, ovviamente.
Per questo che noi siamo assicuratori, cioè noi vendiamo assicurazioni sui prezzi. Vedremo pian piano, vedremo dei grafici, perché poi vi ripeto, la strategia è talmente semplice che non ci metteremo forse neanche un'ora a capire il concetto. Ed è una cosa talmente semplice che forse il suo limite è questo, perché molti si aspettano di qualcosa di più complicato sperando di ottenere maggiori risultati da una cosa più complicata. E invece non è così. Allora, se visto in quest'ottica, l'attività di vendita di naked put, quindi opzioni allo scoperto, quindi usiamo la famosa parola opzioni allo scoperto, ma adesso probabilmente, se cominciamo a ragionare già su quello che vi ho detto io, questa parola vi dovrebbe terrorizzare molto di meno, o perlomeno cominciate a capire che forse c'è qualcosa di buono anche in chi vende le naked put. Io lo faccio dal 2013, sono passato attraverso, vedremo pure qualcosa che è successo in ottobre-novembre adesso, sono passato attraverso dei grossi anche cali di mercato nel gennaio, eccetera, dove il mercato ha perso il 17% e io ho portato a casa lo stesso un rendimento significativo. Quindi l'attività di vendita di naked put assume un significato completamente diverso. Non è nulla di nuovo. Ma quello che c'è di nuovo è mettersi in condizioni di non essere mai esercitati o di fare tutto per essere il meno possibile. Per chi non è dentro alle opzioni, essere esercitato significa che a un certo punto noi saremo costretti, se abbiamo venduto la famosa assicurazione, a un certo punto, eventualmente potrebbe capitare che noi siamo costretti a comprarci un titolo, che io dico scherzosamente un titolo tutto rotto, lo paghiamo una certa cifra. E quindi ce lo dobbiamo tenere, ma lì facciamo delle altre operazioni, quindi non è che rimaniamo senza dubbio in questa posizione. Quindi cerchiamo comunque di evitarlo, semplicemente non per una perdita, ma perché ci abbassa il rendimento su tutto il nostro trading e a noi non piace che il nostro rendimento sia troppo basso. Qua vedete, non parlo più di avere perdite, parlo di avere un rendimento che non è in linea con quello che voglio io. Al pari di un buon assicuratore, noi in fase iniziale facciamo uno screening sui migliori titoli da assicurare. Ovviamente abbiamo una serie di parametri e una serie di informazioni. Chiunque di voi abbia un minimo di conoscenza di analisi tecnica può benissimo applicare questo semplice metodo, lo vedremo visualmente su qualche grafico, alle proprie, diciamo, conoscenze analisi tecnica. Noi usiamo ovviamente tutte le informazioni che ci derivano dalla conoscenza delle formazioni di Joe Ross. Le nostre put vengono vendute infatti unicamente su titoli S&P 500 con delle caratteristiche speciali con formazioni grafiche derivanti dalle tecniche di Joe Ross, come vi dicevo, che le rende ideali per quello che è il nostro scopo. Devo dire che il mercato americano è definitivamente il mercato migliore e perché tutte le opzioni hanno la stessa pezzatura, 100 titoli, qua in Italia abbiamo di tutto, è perché il mercato è molto più liquido, è perché il mercato ha una quantità di titoli talmente vasta, per cui sempre o spessissimo durante la settimana si trovano opportunità di entrare a mercato. Quindi c'è una serie di vantaggi. E mi viene da dire che qualche volta i trader italiani non vanno sul mercato americano per un problema di lingua. In realtà qua si tratta di numeri, quindi le lingue normalmente hanno. Perfetto. E allora, qualora per esempio il prezzo, nonostante poi vi ripeto, ve lo farò vedere sul grafice, ma è semplice. Qualora il prezzo, nonostante la nostra attenzione, la scelta del sottostante si muova contro di noi, quindi il prezzo incomincia a scendere, no? Perché noi dobbiamo sperare, quando speriamo, diciamo, abbiamo pianificato che proteggiamo un titolo se va al di sotto di un certo prezzo, noi pagheremo quel prezzo gratuito. E poi il problema sarà nostro. Quindi, se per caso, nonostante la nostra attenzione, il mercato si muove contro di noi, non facciamo altro che rollare. Andiamo a rollare, ci sarà una serie. Rollare cosa significa? Rollare significa semplicemente ricomprarmi l'opzione che avevo venduto. Chiaramente è un'opzione che adesso sarà più cara, perché chi ce l'ha in mano ha un valore. Perché a questo punto veramente la potrebbe utilizzare, ma io me la ricompro sul mercato e qui ho la famosa perdita nascosta, una perdita. Quindi mi vendo, mi ricompro questa opzione e mi vendo un'altra opzione, potrebbe
probabilmente nello stesso mercato, ma non è detto, più distante nel tempo e con un prezzo assicurato che non è ancora in pericolo. E quindi che cosa faccio? Facciamo un esempio. Se io ho garantito a un possessore di Microsoft, dico numeri come capito, ma numeri facili, così ci vengono gli esempi, non è facile, avere, di proteggerli. E quindi se lui ha comprato a 100, ma a me non interessa lui a quanto ha comprato, ma io gli dico che se va sotto 80, per esempio se va a 70, lui me la può vendere a me a 80, significa che se il prezzo dell'opzione arriva a 80, 79, 78, io gliela dovrò comprare a 80 se lui volesse. Allora, quando arriva a 80, se dovesse arrivare a 80, io cosa faccio? Mi levo dal problema, quindi mi ricompro quel titolo, esco dal problema, lo pagherò più caro, come vi ho detto, quindi avrò una perdita, ma simultaneamente vado in basso e a destra, cioè andrò a assicurare un titolo, per esempio, questa volta a 70, e con un tagliandino che dura 3 mesi invece che un mese solo. Un tagliandino che dura 3 mesi mi porta a casa un premio assicurativo, cioè soldi, di più di quelli che ho pagato per ricomprarmi il titolo. E quindi sono di nuovo positivo da un punto di vista e di cassa e da un punto di vista economico. Quindi io sono scappato dal rischio e ho scappato dal rischio e quindi ho recuperato quella perdita di debito simultaneamente e sono ancora in vantaggio. E quindi chiaramente questo è questa operazione di rollare. Noi abbiamo fatto nei nostri anni, eccetera, il 7,5% delle nostre posizioni abbiamo dovuto rollare. L'altro complemento a 100, quindi circa 92 qualche cosa, per 100 delle volte non abbiamo rollato. Guido, scusami, Sì. perdonami, ti consentirei di prendere innanzitutto un bicchiere d'acqua. Io sento la necessità di fare un breve riepilogo che provo a fare io immedesimandomi negli ascoltatori per ripercorrere quello che hai detto, va bene? E anche poi nel frattempo presentare anche quella che è l'offerta speciale legata a questa webinar. In questo modo Perfetto. prendi un bicchiere d'acqua e mi dai la conferma che quello che dico è corretto e dopodiché riprendi la parola e continui la tua esposizione, se sei d'accordo. Perfetto, perfetto. Facciamo un attimo di riepilogo. Allora, stiamo parlando di una strategia creata da Joe Ross, che ripeto viene utilizzata a livello internazionale, perché Joe Ross è un nome che è presente in tutti i paesi del mondo che fanno trading. Quindi stiamo parlando di una strategia che è stata applicata a livello planetario. Questa strategia viene replicata nel servizio Nude Fantastiche, che è tenuto da Joe Ross e Guido Albimarini per il pubblico di Traders Magazine Italia, ed è una strategia che si basa sul concetto di assicurazione, ovvero diventiamo degli assicuratori, degli speculatori che avendo delle azioni intendono proteggerle con delle opzioni put e quindi intendono proteggere il loro pacchetto azionario da eventuali ribassi comprando azioni put e comprando azioni put da chi le comprano? Le comprano da noi che diventiamo i loro assicuratori di prezzo. Ovviamente questo ci permette di avere un income, un reddito determinato dal fatto che veniamo pagati perché diventiamo assicuratori di un certo prezzo delle azioni detenute dallo speculatore. Quindi rivestiamo a tutti gli effetti il ruolo di assicuratori, assicuratori che incassano premi per assicurare dei prezzi. E assicurando questi premi e incassando questi premi ci generano un reddito. Ovviamente, quando la nostra posizione va in pericolo nel momento in cui, come assicuratori, dobbiamo appunto assicurare, il prezzo che viene raggiunto dal prezzo dell'azione, e in questo caso, la tecnica di Joe Ross
prevede il cosiddetto rolling che Guido Albimarini ci ha appena spiegato, ricomprando praticamente l'opzione che ovviamente a quel punto è un'opzione che per noi ha generato una perdita e andando di nuovo a ricreare un'assicurazione su una scadenza più lunga, in modo da poter compensare quella perdita, diciamo con un rapporto in genere sulla scadenza che, se abbiamo capito bene, è di 1 a 3, cioè non più di un mese, ma di 3 mesi. Andiamo ad assicurare normalmente dei prezzi che, le cui opzioni vanno a scadere grosso modo nei 30 giorni successivi, per eccezione quando il prezzo tocca quel livello, andiamo a vendere in rolling un'opzione a 3 mesi dopo. È più o meno corretto, sì o no, Guido? Poi illustro ancora l'offerta. Un maestro delle opzioni come te non poteva essere corretto, nonostante la mia spiegazione hai capito benissimo. Benissimo, Sì. grazie Guido. Premesso che ovviamente siamo a disposizione degli ascoltatori per qualsiasi domanda. Bene, solo 2 parole sull'offerta straordinaria che il Traders Magazine ha preparato questa sera in funzione del webinar con Guido Albimarini sulle opzioni di Joross, quindi sul trading in opzioni attraverso il metodo di Joross. Avete la formidabile possibilità di poter avere un'offerta speciale di 2 servizi in opzioni, uno che è probabilmente già noto a molti di voi, che è il servizio di portafoglio opzioni tenuto insieme con il dottor Camuncoli, che è nostro autore ormai da molto tempo e ha scritto anche il libro Investire con Successo, che ritengo essere una Bibbia del trading. Il servizio del dottor Camuncoli è offerto gratuitamente per 6 mesi a tutti coloro che acquistano l'abbonamento a 12 mesi a Nude Fantastiche, ovvero al metodo di Joross e Guido Albimarini. Quindi Nude Fantastiche è il servizio offerto da Traders Magazine Italia attraverso il braccio operativo della Traders Cup, 12 mesi di servizio Nude Fantastiche a 1.997 euro, che includono solo per questa offerta fino al 15 dicembre, quindi per un tempo limitato, 6 mesi di portafoglio opzioni. Quindi due fantastici servizi in opzione che sono una perfetta composizione di portafoglio in opzioni, l'una con il metodo di Joross, l'altra con il metodo di Alberto Camuncoli. Avete 12 mesi di Nude Fantastiche e 6 mesi di portafoglio opzioni. Vi voglio dirvi però anche di più. Se mandate un SMS o un WhatsApp a questo numero o chiamate questo numero scrivendo il vostro nome e un ok a 320 8756 444, potete ottenere una promozione personalizzata. Significa cioè che in funzione della vostra condizione, se siete già abbonati a Traders, per esempio, se avete già altri servizi, se viceversa è il vostro primo ingresso e quindi avete bisogno di un'offerta di benvenuto, diciamo che il nostro servizio clienti, il nostro customer, ha una serie di pacchetti di promozioni personalizzate sulla base delle condizioni clienti. Per poter favorire la diffusione della cultura finanziaria di Joross su tutto il nostro pubblico. 320 8756 444, mandate un SMS o un WhatsApp e prenotate la vostra promozione personalizzata. Perfetto, Guido, io ti ripasso di nuovo la parola, quindi ti prego di nuovo di esprimere il tuo consenso alla tua esposizione e lasciamo solo un piccolo spazio, se sei d'accordo, di 2 minuti per rispondere rapidamente a qualche domanda, premesso che poi ci sarà una sessione domande in fondo al webinar. Esatto, anche perché voglio poi arrivare nei grafici in modo che si vede un po' visivamente quello che ho detto a voce. Ok, il 7,5% delle operazioni rollate sono andate tutte a buon fine, hanno generato qualche perdita, che sul 7,5% ci accettiamo pure, intendiamo le perdite. Però la domanda Non è. abbiamo tutti i dati, chi è interessato poi te le può chiedere, io gliele mando. Non abbiamo avuto mai perdita.
perché abbiamo lavorato anche più di una volta per alcune di queste, e abbiamo avuto un rendimento su questo 7, qualche cosa intorno al 3%, quindi non alto, ma senza dubbio superiore a un rendimento di qualunque fondo e cose del genere, sì, per quelle là, per quelle. 5% praticamente l'obiettivo è stato quello di avere un piccolo rendimento comunque sul capitale, va bene? Però non ci sono state operazioni in perdita. Questo è. No, anche perché al limite, che cosa che in questo set non c'è, ci saremmo fatti esercitare, avremmo poi lavorato per prendere utili e proventi dal fatto che eravamo possessori di titoli. Quindi non, la perdita come parola perdita non ce la portiamo a casa, è sempre eventualmente una perdita aperta, ma nei rollati di cui ho parlato assolutamente non c'è mai stata una perdita. Ok, perfetto. Quando rolliamo, puoi dare un'indicazione? Perché anzitutto ci sono due gruppi di domande. Anzitutto, se rolliamo sulla stessa azione o su un'altra o su altre. Benissimo, noi diamo uno sguardo all'andamento del grafico, vediamo se per caso c'è stato, faccio un esempio, un 1, 2, 3, quindi c'è una tendenza a una reversal, per intenderci, 1, 2, 3, un cambio di direzione, a questo punto noi rolliamo sulla stessa opzione. Se invece siamo in caduta libera dell'opzione, noi andiamo nello stesso settore e cerchiamo qualcuno che invece lo troviamo spesso. C'ha del tutt'altro tipo di grafico e quindi interveniamo su, rolliamo su quello. A volte sono per esempio dei titoli che magari c'è il valore unitario dell'azione più basso, allora faremo il rapporto, magari 2 a 1, quindi venderemo due titoli se magari il loro prezzo è più basso. Ma comunque fondamentalmente guardiamo i grafici. Ok, perfetto. Quando rolliamo, oltre ad allungare la scadenza di 3 mesi, ovviamente scendiamo anche con lo strike, immagino. Sì, noi scendiamo con lo strike perché a volte ci sono delle strategie, delle tecniche che vogliono, che cosa fanno? Sono strategie che aspettano che arrivi la scadenza del titolo, che eventualmente è in the money, e a quel punto scommettono, tra virgolette, su una risalita del titolo, quindi vanno a vendere lo stesso strike. Noi no, noi è arrivato il momento di pericolo, scappiamo, siamo molto codardi, scappiamo e ci andiamo in basso a destra. Ok, perfetto. E diciamo che scegli anche con un criterio dove la nuova vendita dell'opzione rollata deve superare la perdita di copertura dell'opzione precedente, immagino. Tendenzialmente è un rapporto tra la distanza dello strike nuovo di sicurezza che ci vogliamo mettere e la durata temporale, perché sono due variabili che aumentano il premio. Se mi metto molto vicino al rischio nella nuova opzione avrò un premio più alto, ma sono troppo a rischio. Se mi metto troppo in là nel tempo avrò un premio più alto, ma dura troppo. Quindi è un sottile bilancio tra appunto la distanza e i mesi. Tendenzialmente noi ci mettiamo a distanza intorno al 10%, 8%, 12% dallo strike e nuovo, diciamo scusate, dal livello dei prezzi con il nostro strike e portiamo con una scadenza a 3 mesi o 4 mesi di distanza. Questo in genere ci ricostituisce non solo positivamente, ma ci riporta quasi a un rendimento come quello che abbiamo, perlomeno la metà, diciamo, del rendimento su cui eravamo. Ok, alcuni segnalano alcune difettosità nell'audio, lo dico solo per tutti, per non costringere la regia a rispondere uno per uno, siamo al limite della banda, lo dico perché abbiamo un record di partecipanti, il resto è perfettamente comprensibile, e abbiamo la banda, credo, migliore che potessimo avere dal nostro gestore. Che è il gestore primario italiano in questo caso di telecomunicazioni. La piattaforma è americana e ci dà evidentemente una disponibilità di gran lunga superiore a quella che la stessa banda internet tipica in Italia può sopportare. Quindi ci chiediamo scusa se qualche volta l'audio difetta un pochettino. Riteniamo però che sia perfettamente comprensibile quello che viene detto. In effetti mi confermano, non è ottimale, ma si capisce bene tutto quello che viene detto. Era una precisazione necessaria perché è una cosa che purtroppo non dipende direttamente da noi, dalla nostra possibilità, ma dalla capienza oggettiva della banda rispetto al numero dei partecipanti che oggi è veramente in
un vero e proprio record. C'è anche chi dice sento benissimo e ci fa piacere. Io direi che puoi proseguire. Guido, abbiamo ancora un pacchetto di domande che con la regia adesso raggruppiamo per la seconda tranche di domande in fondo al webinar. D'accordo, Ti ringrazio d'accordo. intanto di averci consentito di fare questo riepilogo che credo sia stato utile per i nostri ascoltatori. Prego, Guido. Eccoci qua. Ovviamente, come dicevamo, rolliamo in modo che il nostro premio sia positivo, ormai l'abbiamo chiarito. Lo facciamo anche più volte se necessario. Ecco perché io mi trovo con un rendimento, quando vi ho parlato, che rolliamo una volta e portiamo a casa più o meno la metà del rendimento su base annua, sempre rispetto alla prima entrata. Ovviamente se lo facciamo più volte il nostro rendimento incomincia a abbassarsi, quindi è un misto tra quante volte abbiamo rollato, uno o due o tre o quello che sia possibile. Se invece siamo in presenza di un crollo drammatico del mercato, che io sempre metto in conto, perché basta un'occasione come questa per bruciare il vostro conto, d'accordo? Anche se succede una volta ogni 10 anni, non avremo modo di continuare a rollare perché va talmente giù e talmente velocemente verso il basso, che non abbiamo delle opzioni da vendere. Se succede in 2 ore, ok? E non ci saranno opzioni da vendere così lontane nel tempo e quindi dovremo fare qualche altra cosa. Cosa facciamo? Ci facciamo esercitare, tranquilli, non succede niente. Cioè noi andremo a adempiere al nostro dovere di assicuratori comprando quei titoli al prezzo pattuito e da quel momento faremo il contrario, incominceremo a vendere delle covered call, cioè abbiamo il titolo. Aspettiamo che va verso l'alto, nel frattempo vendiamo call, quindi portiamo a casa degli interessi ogni santo mese, una rendita, ok? Una rendita. Abbiamo comprato dei titoli che già a quel punto saranno scesi di molto, perché ovviamente abbiamo avuto un calo, abbiamo comprato già un passo perlomeno a un prezzo del 15% che è la nostra distanza iniziale, più il premio che abbiamo incassato. Quindi ovviamente lo vedremo con questi titoli e andremo a vendere delle call. In fin dei conti utilizziamo a quel punto il sottostante di cui siamo entrati in possesso, esercitati come se fosse un nostro asset, uno strumento. Immaginate un tornio grazie al quale possiamo vendere il prodotto dello strumento, cioè i premi sulle call nel nostro caso, lasciando che ci generi un ottimo ritorno economico ogni mese, non tenendo assolutamente in conto la temporanea eventuale minusvalenza del nostro tornio. Ma al contrario di uno strumento come il tornio, infatti, che si invecchia e perde valore per sempre, prima o poi, ma anche tra 5 anni, a me non interessa, il nostro strumento, cioè il titolo di cui siamo entrati in possesso e cui stiamo vendendo la call, recupererà, forse, vi dico io, oppure sì o no, comunque, recupererà il suo valore e nel frattempo, come abbiamo detto prima, ci avrà fornito l'occasione per continuare ad incassare mese dopo mese, questo è il punto, ok? Questo diesel. Cassare mese dopo mese i nostri premi con degli ottimi rendimenti. Fino a quando il nostro sottostante eventualmente sarà ritornato al valore per cui l'avevamo comprato. Non importa se tra un mese, tra un anno o più. Quindi a un certo punto, se risale, 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 la call farà esattamente il contrario: dobbiamo vendere a qualcuno questo titolo a quel prezzo l'abbiamo comprato, a quel prezzo glielo vendiamo, siamo neutrali e abbiamo portato a casa per mesi o per di più o per giorni. Il nostro profitto sulle call. Ma si guadagna loro solo nei mercati in salita. Voglio far notare che al contrario di molti venditori di opzioni put con le nostre tecniche, noi siamo proprio alla ricerca di quell'alta volatilità che trasforma la paura quando i mercati cadono in premi cospicui per noi. Vi farò vedere poi 2 numeri di quello che è successo ultimamente. A parità infatti di una deviazione standard, diciamo dai prezzi, cioè a parità di movimento rispetto alla volatilità. In caso di alta volatilità, i premi possono essere anche 2 o 3 volte quelli che si possono ottenere con volatilità bassa. Quindi a parità di rischio, che ripeto, quando parliamo di deviazione standard lo parliamo rispetto a una media di movimenti all'interno di un certo periodo, quando c'è la volatilità alta c'è una discrepanza, per cui i premi diventano veramente interessanti a parità di rischio, chiamiamo rischio se vogliamo dire parità di essere colpiti nello strike. Basti pensare che pochi anni fa, in un momento di discesa del mercato, i prezzi sulle opzioni avevano raggiunto un livello tale che sarebbe stato giustificato solo se il titolo, mi sembra che la Tiffany, fosse andato a meno 7,
chiaramente capite che è una distorsione, quindi di cui noi vogliamo assolutamente approfittare. Solo questo, sì. Vediamo i risultati da maggio 2014 in presenza di ogni tipo di mercato, in salita, in congestione o retracciamento. Allora, il punto che normalmente sottolineo dei trader che si concentrano è quella che si aspettano dal tipo di trading con cui si avventurano, cioè che cosa voglio dire? È l'aspettativa a cui voglio richiamarvi. Se voi avete una attesa di voler guadagnare molto, allora chiaramente un day trading dove io in un quarto d'ora posso fare il 50% del margine richiesto è un'altra cosa, ma se io voglio, uno, lavorare poco, due, non avere stress. Tre, avere la certezza di camminare come un diesel e andare avanti. Allora, questo potrebbe essere un'alternativa. Rivediamo il concetto. Noi siamo venditori di opzioni in modo convenzionale. Non lo siamo noi. Noi offriamo assicurazioni sui prezzi. Noi in media non dobbiamo fare nessun intervento, cioè la nostra gestione sulle opzioni è realmente molto, molto lenta, tranne momenti di grande volatilità dei mercati. I nostri abbonati non vengono mai disturbati. Al contrario, io ho visto molti servizi anche ottimi, però il problema di questi servizi è che bisogna stare col telefonino in mano, pronti a ricevere anche 3 volte o 5 volte durante la giornata certi segnali per elaborare e cambiare le opzioni. A quel punto si perde il controllo assolutamente, perlomeno io lo perdo. Con le nostre strategie addizionali, le percentuali di successo crescono perché ovviamente l'esperienza che il gruppo Trading Educator Gio Rosso in prima persona ha sull'analisi dei grafici di mercato aiuta moltissimo a limitare la possibilità di essere rubato. Noi incassiamo subito il premio, abbiamo detto, quindi questi soldi sono nostri, non ci ritorna nessuno, qualunque cosa succeda. Lavoriamo quindi con denaro altrui, anche quando facciamo correzione, cioè quando facciamo dei roll, come avete visto, andiamo a rivendere in questa maniera e quindi utilizziamo di nuovo denaro dei terzi, che è la filosofia di base su cui c'è questo tipo di strategia. Se il movimento dei prezzi mette a rischio il nostro profitto, il nostro strike, quello che sia, rolliamo, ormai l'avete capito, in basso e a destra nel tempo. Quando invece i prezzi vanno nella nostra direzione, possiamo chiudere la posizione prima, accorciando il tempo, lo vedremo in qualche grafico, accorciando il tempo in cui siamo nel trade, aumentando la velocità di rotazione del nostro capitale e ovviamente del ritorno su base annuale. La forza che abbiamo a nostra disposizione è un arsenale di strategie per poter gestire ogni possibile situazione, cioè l'idea di dire speriamo che non faccia in un certo modo, non ci sfiora neanche da vicino. Noi non pensiamo, come filosofia di trading nostra, noi non pensiamo dove va il mercato, noi diciamo probabilmente, in base a quello che vediamo, potrebbe fare così. Ma se non fa così, e vi ripeto che nelle opzioni non deve fare così per molto, cioè può andare sotto, può andare su, può rimanere orizzontale, noi guadagniamo. Se va molto giù, e diciamo quello che non desideriamo, noi abbiamo una serie di interventi che facciamo che non possiamo andare in questa serie. Qualcuno di voi è trader di future, voglio fare questa particolarità, questa specifica. Si può fare questo discorso anche sulle opzioni sui future, ma quelli hanno scadenze e di conseguenza diventa molto più complicata la gestione delle scadenze e le opzioni rispetto alla scadenza del contratto del sottostante. Invece con i titoli azionari questi non è questo il problema e anche si può lavorare con importi decisamente più piccoli. Proprio per questo fatto che con le azioni non abbiamo scadenza e quindi ci rende più facile la gestione di questa. Vediamo alcuni esempi pratici che forse è quello che vi interessa, vi ho estrapolati proprio dagli ultimi segnali che abbiamo lanciato 2 giorni fa. Vedete la striscia nera sopra, è proprio l'eseguito vero e proprio che è stato fatto, bot sta ricomprato, ok? Quindi dalla piattaforma di Intratti Brokers sono questi quando sono. Siamo entrati, se vedete, nel giorno 20 novembre 2018 abbiamo venduto questa TTCE con scadenza 21 dicembre, quindi 30 giorni. Il rischio nostro era il 22,50, era lo strike. Come vedete, dopo 13 giorni, quindi non dopo 31 giorni o 30 che sia,
Dopo 13 giorni il titolo è andato addirittura verso l'alto, di conseguenza l'abbiamo potuto ricomprare. L'abbiamo ricomprato, quindi abbiamo avuto un ritorno sul margine richiesto. Vi ricordate, abbiamo visto prima che era richiesto quel tipo di margine. Abbiamo portato a casa un 62,39% di ritorno. Guardiamo un altro, sempre 2 o 3 giorni fa, sempre nei nostri segnali. C'era già l'ordine di riacquisto, ovviamente, è scattato e avete visto che se vedete, eravamo entrati il 6 novembre, siamo stati nel 3, 27 giorni e abbiamo portato a casa 20 dollari, anche se il mercato è andato addirittura sotto. Avevamo lo strike a 38. Non è stato colpito, vedete, abbiamo guardato, c'era una congestione molto molto forte, marcata, diciamo, un supporto là per chi vuole parlare in termini di tecnica semplice, quindi abbiamo messo uno strike sotto addirittura, non siamo mai stati in pericolo, abbiamo chiuso l'operazione con un rendimento del 35,58 sul margine. Ancora 3 giorni fa abbiamo chiuso un'altra posizione, eravamo aperti dal 9 novembre. Abbiamo venduto una opzione con 20 dollari, 24 giorni nel trade. In realtà siamo stati 24 giorni contro quelli che erano previsti, che erano 30 e qualche cosa. L'opzione ci ha portato un 39% di rendimento su base annuale. Attenzione, ancora 3 giorni fa, sempre, scusa, 2 giorni fa, una DM. È stata una buona pesca questo giorno. Questo deriva da una serie di segnali messi appunto nelle date che voi state vedendo e che poi sono maturati tutti insieme questa volta, e anche a fare apposta in concomitanza del nostro webinar. Quindi sto facendo davvero, spero, una bella figura. Non è voluta, ma qualche volta succedono anche queste cose. Quindi anche lì siamo entrati e siamo usciti dopo 19 giorni nel trade. In realtà era un'opzione che era prevista, il tagliandino durava 14, 35-36 giorni. In realtà ci è bastato far passare 19 giorni e abbiamo preso quello che dovevamo prendere, quindi abbiamo avuto un ritorno del 44% sul nostro sì. Ancora SIS, non vi tedio, ancora qui, siamo entrati il 12 novembre, siamo usciti il 3 dicembre, anche se il mercato è andato contro di noi, vedete che noi vogliamo teoricamente che il mercato salga, il mercato è andato più giù. Avrebbe potuto chiudere anche qui in anticipo con un rendimento questa volta del 70%. Erano partiti molto bene, quindi abbiamo portato un 70% su base annuale. Cosa significano gli esempi che vi ho mostrato a livello di ritorno annuale? Guardate che è successo nel mese di ottobre. Tutti quanti, questo è l'SP 500, è sceso dell'11,61% nel mese di ottobre. Okay, è andato giù, è andato proprio giù, c'è poco da dire. Okay? E questi qua sono i rendimenti che noi abbiamo avuto le ultime 2 colonne sulla destra. Quindi il rendimento sul margine, su base annuale, se maggio, tutto l'anno fosse stato come maggio, avrei fatto 146, eccetera, eccetera. Sono numeri molto alti. Vi faccio vedere che cosa è successo. Eccolo qui, settembre, ottobre, novembre. Nel mese di ottobre, mentre chi stava nei fondi si lamentava delle perdite e tutti un po' li consolavano, no? Erano pensati finanziari, hai perso solamente il 2, il 3, non ti preoccupare. Noi abbiamo portato a casa, su base annua, ovviamente, avremmo portato a casa, abbiamo portato l'80% e a novembre il 72,71% di rendimento sul margine. Quindi questi qua sono dati, secondo me, interessanti, perché ci fanno capire come è completamente avulso dall'andamento del mercato, o addirittura i rendimenti sono veramente sostenuti anche quando i mercati sono in caduta libera. E con questo io avrei finito un po' la mia presentazione. Sono a disposizione per le vostre domande. Avete visto che il metodo è veramente semplice, lo sintetizzo un'altra volta: guardo i grafici sui titoli azionari americani, mi metto a distanza di sicurezza, vendo le opzioni, so già eventualmente, quando raggiunge lo strike, di rollare in basso e a destra per recuperare quello che ho dovuto comprare in più come prezzo per le opzioni, mi metto a distanza e vado avanti in questi termini, rollando sullo stesso titolo o su un titolo o stesso settore che abbia delle formazioni grafiche interessanti.
Guido, ti rubo di nuovo il video prima della sessione domande perché alcuni ascoltatori hanno richiesto di poter rivedere il numero per poter ottenere la promozione personalizzata. Quindi lo rivisualizzo di nuovo: 320-8756-444. Mandate un SMS o un WhatsApp a questo numero con il vostro nome e scrivete un ok per ottenere la promozione personalizzata sul servizio Nude e Fantastiche, le opzioni di Gio Rossi e Guido Albimarini, in offerta speciale sul sito di Traders Cup, sul sito operativo di Traders Magazine Italia, dove proponiamo il servizio di Gio Rossi al prezzo speciale di 12 mesi a 1.997 euro, con l'omaggio di 6 mesi di portafoglio opzioni, cioè del servizio sviluppato in collaborazione con Alberto Camuncoli. A 1.997 euro prendete un pacchetto veramente fantastico e diversificato per costruire un perfetto portafoglio in opzioni con due metodologie diverse e di grandissimo valore entrambe. Quindi lascio sul video l'offerta speciale con il numero di telefono da chiamare o a cui mandare SMS o WhatsApp, ti faccio una domanda, Guido, anzi Sì. una. Cosa si intende per rendimento sul margine? So che magari non è proprio semplicissimo, però se puoi spiegare che cosa intendi per rendimento sul margine. Sì, cieco. Allora, abbiamo detto che raramente, a noi ci è capitato una volta in 4 anni, 2 volte, siamo stati esercitati, uno potrebbe essere esercitato. Cosa significa esercitare? Essere esercitato significa dover assolutamente comprare quei famosi titoli che avete assicurato. Per comprare una cosa nella vita bisogna avere i soldi. Allora cosa significa? Che quando ho fatto la mia entrata con opzione non avevo bisogno di tutti quei soldi perché il margine su un'opzione è basso. Ma se dovessi mai essere esercitato, io devo avere i soldi per comprare quel titolo per fare poi la giostra di cui avevo parlato, cioè vendere le call. Quindi se io considero di tenere sempre da parte, quindi non utilizzati, ma da parte, tutti i soldi necessari se dovessi essere esercitato su tutti i titoli di cui ho venduto opzioni, a questo punto io ho del capitale che sta lì e sta fermo, dico fermo, dico un miliardo di modi per utilizzare uno strumento, comunque sta fermo, e quindi se io ho il rendimento che mi viene fuori dalle opzioni, ma lo devo distribuire anche sul capitale che è fermo, il rendimento della colonna a destra è tendenzialmente un quinto di quello che vediamo. Per cui se c'è un'entrata dell'80%, 80 diviso 5, non so che cosa faccio perché sono negato in matematica, farà quello che farà. Quindi il rendimento è un quinto, eccetera. Ovviamente io ho messo i due livelli perché a secondo della propensione al rischio di un trader, uno può utilizzare il proprio denaro per fare più vendere più opzioni, rischiando, cioè dicendo non sarà detto che vengo per forza essere esercitato su tutte le mie opzioni, quindi basta conservarmi una certa quantità di capitale, oppure qualcuno mi dice io voglio dormire completamente tranquillo la notte, voglio guadagnare il 15, 14, 19 all'anno, però voglio essere in grado eventualmente di fronteggiare l'acquisto di tutti i titoli per poi farci appunto quello che abbiamo detto prima. Ho preso i due estremi in modo tale che uno può mettersi anche nel mezzo. Ok, perfetto. Una domanda importante che raggruppa parecchie domande di alcuni nostri ascoltatori. Allora, un ascoltatore ha fatto una domanda precisa, diciamo se può avere un'indicazione di qual è il livello del delta a cui vengono vendute le opzioni. Non lo so, non uso, non, sì, scusa, Non viene rispondo, non lo so, sì, Del vai, vai. delta, vero? Nel metodo, credo. Non usiamo proprio, io non so, lo dico per scherzare, non so neanche cosa sia il Non delta, fai questo. non lo uso in nessuna delle mie strategie, nessuna, ce ne ho tante Benissimo. strategie, ma non lo uso mai. Allora viene la domanda di riserva che è questa. Ma a quale distanza allora la strategia vende l'opzione? Se è possibile, Benissimo. ovviamente spiegare. Benissimo, forse non sono stato, non ho rimarcato,
particolarmente questo. Noi viaggiamo tra il 12 e il 13% di distanza e vediamo che se al 13% mi corrisponde un rendimento che è quello tipico di quello che stiamo vedendo su base annuale. Ecco, cerchiamo il compromesso tra le due cose. Ho Però capito. attenzione, deve essere anche condito, tra virgolette, con delle zone di supporto o dei segnali di inversione, appunto, di tipo tecnico. Immagino che comunque lo screening dei titoli Guido avviene con un criterio selettivo che tenga conto, voglio dire, della volatilità del titolo e che quindi vengano vendute le opzioni dopo. Senza dubbio, senza dubbio questo, e si tiene conto anche di che non ci siano i report trimestrali che sono negli Stati Uniti, sui titoli, eccetera. C'è una serie di attenzioni che vengono fatti, ripeto, perché una medicina non va bene per tutto, quindi chiaramente dipende, in questo periodo stiamo proprio ricorreggendo il tiro per metterci a distanza maggiore perché la volatilità è aumentata. Ok, senti, se torna un 2008, sospendiamo un attimo l'operatività oppure che cosa prevedi? È No, una domanda sì, brutale, no, no, però... a noi interessa che arrivi il 2008, perché abbiamo una velocità enorme, e come vi ho fatto vedere, già avete visto in realtà che se voi vi guardate, se qualcuno è interessato poi, magari Maurizio potrà mandarveli, in questi anni in cui siamo andati verso l'alto, a volte è talmente basso questi premi che abbiamo dovuto fare qualche altro lavoretto per aiutarci a portare a fine mese qualcosina di soldi. Ok, sto scherzando, ma insomma questo è il concetto. Quindi a me ben venga il 2008, a lei. Ok, va bene. Senti, perché il metodo prende in considerazione soltanto le put e non c'è un metodo, cioè tu hai spiegato Bella domanda, bella domanda, bella in domanda. quella particolare Sì. situazione, no? Ma non c'è un metodo simmetrico per le call. È una bella domanda. Vi dico subito questo. Se io vengo eseguito su una put, rimango proprietario fisicamente di certi titoli. Se io vengo eseguito su una call, o meglio, se diciamo scatta lo strike sulla colpa, meglio dire, io devo consegnare dei titoli a qualcuno, che a parte il fatto che mi devo andare a comprare più cari, ma comunque devo consegnarli. Quindi alla fine della giostra, della fiera, mi sono trovato che non ho niente in mano, per cui non potrò fare quel famoso lavoro di cui vi dicevo, se dovesse essere citato con le putte, poi mi vendo le colpe. Dall'altra parte, io rimango senza niente in mano. Ok. Quante operazioni contemporanee si possono avere in questo sistema? Se Dipende, sì. ecco, se puoi darci un'idea, ecco. Allora, noi lavoriamo, siccome tradiamo con denaro reale, con conti nostri, anche grossi comunque, ma comunque così, siamo anche attenti perché sarebbe facilissimo trovare una quantità di titoli durante ogni giorno, eccetera. Invece noi sempre aspettiamo di chiudere, proprio abbiamo chiuso quei 2 o 3 giorni fa quella serie di titoli, per cui adesso se troviamo occasioni andiamo a portare anche uno, due, tre, fino a quattro, no? Mantiamo un certo ritmo. Tendenzialmente posso dire che a regime, per chi segue tutti quanti i segnali, siamo su una 20, su 15 posizioni in tutto. Sto dando delle idee, passatemi il termine, un attimo generiche, perché oscilla, no? Respira questa cosa, si amplia e si restringe. Più o meno sono questi segnali. Durante la settimana saranno un paio, forse tre, poi durante il periodo di feste non si trada, cioè c'è sempre una scusa buona per non tradare. Ricordatevi, dovete sempre trovare una scusa per non tradare, cioè vogliamo uscire a cena sempre con le donne più belle. Le donne, mi passano il termine, che mi stanno sentendo. Ok, diciamo per le signore in ascolto con gli uomini più prestanti. Viceversa. Perfetto. Senti, la call, cioè, mettiamoci nella condizione che abbiamo preso i titoli, no? Abbiamo in mano i titoli perché siamo stati esercitati, abbiamo scelto di avere in mano i titoli. La call venduta per la coverage, puoi darci un'idea a quale strike viene venduta e allo strike Allora, qui benissimo.
o è un, come dire, un tentativo di avere un canone di manutenzione permanente? Allora, senza dubbio, se io posso non andare ad attaccare il mio capitale, io cosa faccio? Mi prendo questa gol, dopodiché se c'è premio, un premio che mi porti il mio rendimento o quasi il mio rendimento tipico, diciamo che mi interessa, perché ognuno poi ha un rendimento che lo soddisfa e altri no, io continuo a vendermi le gol al rendimento che mi interessa. Ovviamente, se per caso siamo lontani dalla call, cioè il prezzo è sceso ancora più giù rispetto ai prezzi in cui sono stato esercitato io, non troverò una call che mi dia un premio minimo significativo. Di conseguenza io mi vendo delle call a metà strada, faccio un esempio, e quando sono in pericolo mi raddoppio in verticale, mi sposto verso l'alto vendendo il doppio delle call che avevo venduto e probabilmente a quel punto saranno molto vicine al mio prezzo originario di carico. Ecco perché il denaro da parte fa comodo. Ok, in caso di forte volatilità e forte aumento della volatilità, diciamo che il consiglio che viene dato al momento della esecuzione dell'operazione tiene conto anche di questi fattori per far fronte a eventuali aumenti dei margini richiesti nei momenti di innalzamento della volatilità. Allora, oh, perfetto, ottima domanda anche questa. Allora, noi guardiamo moltissimo il VIX e diamo suggerimenti durante l'emissione del segnale, per esempio quando il VIX è piuttosto basso, cioè attenzione che il VIX è arrivato a dei livelli tali per cui tendenzialmente se parte verso l'alto. Quindi, per esempio, non utilizzate, cioè scendete di size come numero di cose del genere. Quindi guardiamo con molta attenzione questo discorso. Ah, il problema non è tanto il problema del ridimensionamento di margine, perché vi esorto a non mettere tutti quanti i vostri soldi nelle opzioni, ma avere quel famoso cuscino, non cuscinetto, di denaro a parte. Quindi se io ho una cuscina di denaro a parte per quasi essere esercitato su tutto, a me che mi aumentano i margini non mi interessa proprio, perché senza accorgermi il mio denaro di là continua a fungere una funzione di ammortizzatore. Non lo vediamo, cioè, se uno si guarda i conti lo vede, ma diciamo non lo vede. Quindi quello non è un problema, perché questo è un problema se tu ti sei sparato tutti il tuo denaro su tutte le opzioni. Là basta che aumenta un po' il margine, quello ti fa una margin call e ti esercita, fa tutto e tu perdi. Ecco perché il denaro deve essere da parte. Il Ok. problema dell'aumento della volatilità è che mi fa uscire più in ritardo. Io cerco sempre di trovare qualche cosa di uscire prima, come avete visto, e non come uscire dopo. Dunque, ho una perplessità di un ascoltatore che è arrivata proprio ora perché stavo per chiudere il webinar, diamo ancora un minuto di tempo. Ecco, l'ascoltatore mette in dubbio, la certezza che rollando le cose devono andare sempre come auspicato. Ecco, io vorrei precisare una cosa a questo ascoltatore, che il futuro non lo vede Gio Ross, non lo vede Guido Albi Marini, non lo vede Maurizio Monti, non lo vede neanche il nostro ascoltatore. Noi diciamo solo quello che è avvenuto fino a oggi, e quello che è avvenuto fino a oggi è che il metodo in questione, dal 2014 a oggi, confermami Guido se sbaglio, non ha prodotto alcuna perdita, è così? Dal 2014 mai, ma voglio chiedere una cosa perché forse ho sorvolato, c'era nel video che vi ho fatto vedere. Ho scritto che se non siamo in grado di rollare, sottolineo, se non siamo in grado di rollare perché c'è una caduta improvvisa, ok, l'ho detto, a questo punto ci facciamo esercitare. Ma per non essere in grado di rollare, se lei prende e apre un qualsiasi, fa due conti e vede a quanto è un'opzione, un certo strike con scadenza un mese, e prende la stessa titolo e guarda più in basso una scadenza, cosa trova? Troverà 3 a 6 a un anno. Se non li trova, quella è un'opzione, è un titolo che, non, su cui non riuscirò a rollare. Se invece ne trova, sono un titolo in cui lei già vede i numeri, si può rendere conto, si può rollare. Tendenzialmente è così. Perfetto, va bene, mi pare molto chiaro e anche l'ultima precisazione. Credo che possiamo per l'ultima volta
invitare i nostri ascoltatori a mandare un SMS o un WhatsApp a 320-8756-444. Vorrei precisare una cosa. Questo è valido per la promozione personalizzata. Siccome però chi vi richiama è comunque una persona del nostro staff, è una persona estremamente competente, per qualsiasi dubbio avete ancora sul servizio o domande che possono essere, come dire, venirvi in mente successivamente al momento in cui magari riascoltate la registrazione che verrà, il link verrà diffuso domani a tutti quanti gli iscritti. Quindi nel momento in cui riesaminate a un secondo momento questa strategia, per qualsiasi dubbio tenete presente che il nostro numero è sempre attivo. Come al solito è attivo anche 24 ore su 24 con risposta umana anche il numero del nostro centralino, quello che trovate pubblicato sul nostro sito e che credo che il pubblico è abituato assolutamente ad usare, come è attivo sempre la mail del nostro servizio clienti info@traders-mag.it, traders-mag.it, come il nome del nostro sito, del sito della rivista. Vi ricordo invece che i servizi vengono offerti sul sito traderscap.it, che è il sito dei campioni. Vi ricordo che abbiamo parlato del servizio Nude e Fantastiche, alludendo ovviamente alle opzioni Naked di Gio Rossi e Guido Albibarini. Guido ci ha fatto un'illustrazione, a mio avviso, esemplare e molto esaustiva di quello che è il metodo che è stato utilizzato per molti anni da Gio Rossi e che viene utilizzato praticamente in tutti i paesi dove Gio Rossi è presente, vale a dire sostanzialmente nella totalità dei paesi dove si fa trading in opzioni nel mondo. Ricordo che Guido Albimarini sostiene questo metodo e lo utilizza in proprio, anzi è la sua vita quotidiana, è il suo pane quotidiano, per il fatto di essere rappresentare a tutti gli effetti Gio Rossi sul mercato di lingua italiana. Io ringrazio Guido, ti ringrazio moltissimo per la partecipazione, per la chiarezza, per tutto quello che hai dato di contributo, di cultura a noi, ai nostri partecipanti, ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori. Ringrazio il pubblico presente, ringrazio il pubblico che sentirà la registrazione di questo webinar che verrà diffusa fin dalla giornata di domani, credo dalle prime ore di domani mattina. La registrazione sarà già disponibile sul canale YouTube nel corso della notte. I nostri sistemisti mi hanno promesso di lavorare immediatamente per poter avere da subito la registrazione. Abbiamo avuto un record di partecipazioni e un record di iscrizioni. Avremo probabilmente anche un record di visualizzazioni della nostra registrazione sul canale YouTube. Grazie ancora Guido per la chiarezza e per aver partecipato al nostro webinar. E grazie a tutti per la pazienza di avermi ascoltato, ok? Un salutone. Saluto. Grazie, Ciao grazie, Maurizio. grazie a tutti qua. A presto. Avremo il prossimo webinar, vi dico subito, credo che sia già presente banner sul sito di Traders Magazine Italia. 10 dicembre, ore 18, parleremo di 10 titoli vincenti da avere in portafoglio per il 2019. Il relatore sarà il nostro Gianni Mattioli, che è andato a individuare tre settori critici fondamentali, uno dei quali è quello della cannabis, di cui parlammo alcuni mesi fa. Andiamo anche a esaminare altri due settori, non ve li rivelo perché fanno parte del materiale del nostro webinar. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi 10 dicembre, ore 18, numerosi come siete stati stasera, numerosi ed entusiasti per la partecipazione al webinar di questa sera per il trading in opzioni insieme con Gio Ross, spiegato da Guido Albi Marini. Grazie di tutto ancora a tutto il nostro pubblico. Arrivederci, a risentirci al prossimo webinar.